ha insegnato teologia, filosofia ai missionari della consolata e che occupavano tutti questi spazi fino agli anni, a fine degli anni 60. Io sono Padre Gigi, direttore della rivista Missione Consolata, che in collaborazione con Enrico Vigna e sua associazione abbiamo organizzato un po' questo evento. Perché una rivista come Missione Consolata, gestita dai missionari della Consolata, che non hanno missioni in Medio Oriente? Perché abbiamo fatto questo avvenimento, anzi ripetiamo questo avvenimento, no? Sono qui nel 2013, se non sbaglio, è già passati tanti anni, 4 anni fa. Era allora all'inizio, i primi, cos'è, il secondo anno di guerra, no? E adesso siamo troppi anni fa, questa guerra. Perché una rivista come la nostra, o i missionari si occupano di Siria? Una delle ragioni, e credo perché amiamo la verità e amiamo la gente, ovviamente la storia della Siria, la vita della Siria, per noi che siamo familiari con la Bibbia, leggo nel cuore, non si può ignorare, nel bene e nel male fa parte di questa storia, ma lì dove c'è sofferenza, lì dove c'è violazione dei diritti umani, lì dove c'è menzogna, dove c'è negatività, tutto ci riguarda. Le lacrime, le sofferenze dei popoli della Siria ci riguardano. E professionalmente, come giornalista, insieme agli altri che lavorano, in questi tempi siamo rimasti profondamente turbati, se volete, dal silenzio che è caduto di nuovo sulla Siria. Un tempo c'è stato fino a poco prima di Natale, era la notizia di apertura dei telegiornali, dei giornali, sempre, no? C'era un martellamento incessante sulla Siria. Momento in cui Aleppo è stata liberata, è sparita dalle informazioni. Io mi sono permesso di mettere su Facebook un piccolo video dei cristiani che facevano festa attorno all'albero di Natale, no? E qualcuno ha commentato lì su Facebook come osano fare festa, si sono già dimenticati, no? Di tutti i massacri, di tutte le cose. No, nessuno dimentica i massacri. Però adesso noi stiamo assistendo a questa realtà che si è dimenticata la Siria. Perché? E perché le montagne di menzogne che sono state dette su questa realtà? Come decodificare questi avvenimenti? Chi ci gioca dietro? Chi ci guadagna? Perché un giorno se ne parla e un altro non più? Io non ho risposte. Però certamente non mi accontento delle risposte formali o ufficiali e non mi accontento del silenzio rispetto a questo. Per questa ragione sono contento di avere qui questa sera il nostro padre Haddad, che ci racconta un po', come già ci aveva raccontato, ma altri 4 anni di guerra credo che hanno fatto male, quindi do prima la voce a Enrico. Bene, buonasera a tutti, vorrei prima ringraziare la rivista dei missionari, padre Gigi e la redazione, perché come sempre sono puntuali negli appuntamenti, come diceva prima padre Gigi, di informazione, anche di un'informazione un po', come si dice, politicamente scorretta, no? Perché, come diceva prima, parlare oggi di Siria comporta tutta una serie di contraddizioni.
Questa serata vorremmo dedicarla, d'accordo con padre Vitanius e con padre Gigi, a un grande uomo di fede, ma anche a un grande combattente a fianco dei popoli e nella lotta per la pace, contro le guerre, che è Monsignor Ilario Capucci, che ha 95 anni è deceduto poche settimane fa. La Siria era il cuore battente della nazione araba, un ponte fra Occidente e mondo arabo, un modello di convivenza e fratellanza fra tutte le sue componenti. Oggi purtroppo, con questa guerra infernale che subisce da quasi 6 anni, con questo complotto diabolico ben preparato, la nostra patria, che era paradiso, è diventata inferno. Nella locandina noi abbiamo citato queste parole di Monsignor Capucci, e questa sporca guerra, o guerra diabolica come la definiva Monsignor Capucci, ha provocato 470.000 morti, 1.900.000 feriti, 4.900.000 siriani espatriati, 6.300.000 sfollati all'interno del paese, che si spostano da un'area disastrata ad un'altra area disastrata. Un paese completamente distrutto, devastato nelle sue strutture, nelle sue industrie. E insieme a tutto questo, oltre a Monsignor Capucci, io vorrei dedicare questa serata anche a tutti i martiri siriani, donne, uomini, bambini, civili, e come dice il patriarca Gregorio, a quei eroici soldati dell'esercito arabo siriano che per poche decine di dollari muoiono per difendere il loro paese e la loro patria, nonostante che vengano allettati con premi anche di migliaia di dollari, basta che disertino. E invece questi ragazzi, questi meravigliosi ragazzi, come li definisce il patriarca Gregorio, sono pronti a morire e muoiono tutti i giorni per la loro patria e per la loro terra e il loro popolo. Io faccio una breve introduzione su questa serata, perché penso che stasera Padre Dario ci porta una testimonianza preziosa in quanto siriano in particolare. Vorrei portarvi alcuni elementi, come diceva Padre Gigi, come mai questa informazione è molto incisiva su alcuni aspetti e poi improvvisamente scompare l'informazione, no? E porto l'esempio, fatto proprio da questo esempio, la serata è su guerra e pace, su verità e menzogne. Ricordate, 2016 ci hanno martellato in modo ossessionante su Aleppo assediato, sui bombardamenti, sui civili, sui bambini morti, sugli aerei russi che distruggevano continuamente la popolazione. Alla fine dell'anno erano circa 5-6 gli ospedali di Aleppo Est, perché come ha detto Monsignor Anna in una lettera lo scorso anno, la menzogna di Aleppo assediata è una banalità incredibile. Aleppo aveva questo quartiere che era controllato dagli jihadisti, dalle forze di al-Nusra e da questo fantomatico, queste fantomatiche esercito democratico delle forze siriane, i ribelli cosiddetti moderati, che tenevano in scacco 70.000 civili al di là delle loro famiglie. Invece per un anno ci hanno raccontato che l'esercito arabo siriano stava per entrare in Aleppo, che le forze sciite, gli Hezbollah, che erano al fianco, che sono al fianco in questa tragica guerra del governo siriano, avrebbero compiuto massacri, che la gente era terrorizzata dal pensiero che se ne andavano quelli dell'ISIS e arrivavano quelli dell'esercito regolare, che è composto da tutte le minoranze, da tutte le nazionalità, da soldati di tutte le fedi. Ecco, ci hanno inculcato, perché in qualsiasi posto, in qualsiasi situazione di lavoro, scuole, in famiglia, mediamente le persone dicevano guarda Aleppo, no? Poi parlando con il dottor Nabil dell'ospedale
di Aleppo, dove c'era, dove nella parte di Aleppo dove c'erano ancora 750.000 alepini rimasti, mentre nel quartiere est in mano dei jihadisti erano 150.000. Poi quando Aleppo è stata liberata, ma anche questa parola è molto scorretta, perché quando Aleppo è stata liberata tutti i grandi media non nominavano la parola liberata, poi improvvisamente a qualcuno è scappato in qualche titolo Aleppo è stata liberata, però questo è politicamente scorretto perché teoricamente loro tifavano per i tagliagole e per i banditi, per i terroristi che tenevano in scacco queste persone. Dottor Nabil un giorno disse: ma quanti ospedali c'erano Aleppo Est? Perché ce n'era uno di ospedale e qui sono già 7 gli ospedali bombardati, no? Questo è per dire come ci manipolano, no? Io sto facendo soltanto alcuni elementi di riflessione su come arrivano a far pensare decine di milioni di persone, centinaia di milioni di persone europee, occidentali, no? Completamente disinformate, in più bambini uccisi, violenze. Bene, quando Aleppo è stata effettivamente liberata, c'erano ancora 70.000 abitanti, ma c'è un dato che ci dovrebbe, come si dice, far riflettere, perché in tutto il 2015-2016 ci sono state marce, proteste, denunce, appelli, trasmissioni TV, indignazioni di politici, giornalisti, di pacifisti, di società civile che giustamente da un certo punto di vista premevano sugli aspetti umanitari, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordate la famosa menzogna del bambino in quel seggiolino arancione, tutto coperto di polvere, con intorno questi eroi combattenti dell'ISIS di al-Nusra che lo facevano vedere come una vittima dei bombardamenti del governo, del regime, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, questa cosa qua è stata vista da decine di milioni di persone su Facebook, sui siti, sulle reti, e poi si è dimostrato che questo Mohammed Raslan, il fotografo, era un affiliato di una banda di tagliagole che poi, quando hanno fatto vedere la foto, tutti quelli intorno a lui con questo bambino, che non era stato preso da un bombardamento, non era stato tirato fuori dalle macerie, ma era un fotomontaggio, insomma, hanno preso il bambino, hanno costruito una situazione, erano tutti dei banditi di una milizia, di un gruppo terroristico che si chiama Al-Zindi. Però intanto, per almeno 2 anni, centinaia di milioni di persone hanno pensato: guarda che criminali, guarda un bambino. E tutti questi pacifisti, società civile, giornalisti, politici, esperti, umanitari, perché non hanno mai nominato Mahmoud, un bambino che effettivamente ha perso le gambe e le braccia sotto un bombardamento, di cui noi stiamo lavorando probabilmente insieme al dottor Nabil a cercare di aiutarlo, a cercare di costruire un progetto di solidarietà. Silenzio totale. Questo era un bambino che effettivamente l'atrocità della guerra, non importa se era da una parte o dall'altra, comunque questa è una realtà. Bene, di fronte a questo, tutta questa società civile, diritti umanitari, giornalisti politici, avete mai sentito parlare di Deir ez-Zor? Penso di no. Deir ez-Zor è una cittadina che aveva circa 220.000 abitanti nel governatorato di Deir ez-Zor, che è da 4 anni assediata da 15.000 jihadisti. Da 4 anni ricevono soltanto una serie di rifornimenti via aerea. Un mese fa, per la prima volta, 2 elicotteri da combattimento dell'esercito arabo siriano sono riusciti a scendere nell'aeroporto che è sotto ancora il controllo dell'esercito, ma ci sono 100.000 civili, donne, bambini, anziani che sono da 2 anni senza cibo, senza luce, senza acqua, senza cure sanitarie, se non
quelle poche che via aerea riescono una volta ogni 15 giorni a far scendere. Qualcuno di queste anime belle, candide, sensibili ci ha mai parlato di Dere e Zor? No, silenzio totale. Questi 100.000 che non sono militanti di un partito, non sono una fazione, sono civili, sono donne, bambini, anziani e soldati eroici, perché questi soldati da un giorno all'altro rischiano di farsi tagliare la gola, come è successo nel gennaio del 2016, dove circa 700 donne, bambini, civili e soldati dell'esercito arabo-siriano, colpi di sorpresa da un assalto di questi tagliagole, furono massacrati e trucidati. Ci sono le foto, ci sono i documentari, ci sono i video. Qualcuno ci ha mai fatto vedere questo? No. La risposta a queste menzogne è una notizia. Una notizia che prima che cadesse Aleppo, si diceva appunto che c'era il terrore nella popolazione, perché sarebbero arrivate le milizie sciite di Hezbollah, sarebbe arrivato l'esercito arabo siriano del regime, chissà cosa avrebbe fatto ad Aleppo, e quindi uno si immagina che non appena avviene tutto questo, quando cade questa resistenza jihadista in Aleppo Est, la gente scappa, perché arrivano quelli che devono uccidere tutti. No, poi tra le righe, ma per fortuna è una notizia importante perché viene da una fonte importante e autorevole, ci dicono che in 72 ore ad Aleppo sono tornati quasi 1 milione di alpini. Cioè 1 milione di abitanti di quella città sono tornati a farsi massacrare? Questa è la domanda che dovremmo porre ai nostri giornalisti. O sono tornati alle loro case distrutte, a una situazione terribile che Padre Haddad ci racconterà sicuramente, in cui ancora oggi versa Aleppo? No, sono tornati nella loro terra, sono tornati di nuovo ad essere cittadini di Aleppo e sono stati liberati. Questa parola, so che non qui stasera, immagino, ma a livello generale, è una parola che è indigesta. Parlare di una città liberata da forze che vengono continuamente definite di regime, che truciano, che sono violente, che massacrano, è una parola indigesta. Però vi posso dire, ho visto stamattina le ultime notizie, l'esercito arabo-siriano con i suoi alleati delle milizie locali sunnite, perché quella è un'area che è forte, la componente sunnita, che dovrebbe essere quella che invece, no? Bene, una rete di milizie sunnite locali, cioè della zona di quel governatorato, sono a 10 km da Deir ez-Zor. L'altro giorno si parla di circa 500 jihadisti che sono stati messi fuori il combattimento nel modo migliore riescono a farlo, e quindi questa notizia sicuramente passerà, anche questa. Tanto 100.000 siriani interessano ai nostri media, ai nostri giornali, ai nostri politici? No. L'altro elemento che volevo solo sottoporvi come riflessione, perché io non ho verità assoluta da tanti anni ormai, però come diceva Padre Gigi, cerchiamola, la verità non è facile da trovare. Però ci si può avvicinare se ci si basa su fatti, su documenti e su testimonianze dirette. Non l'osservatorio dei diritti umani a cui fanno riferimento, come ha smascherato la giornalista canadese Eva Barlett, no, ai giornalisti occidentali, dicendo: quali sono le vostre fonti? Ditemi, io adesso vi dico le mie. E le vostre? Ah, c'è l'osservatorio dei diritti umani che ha una rete, bene, l'osservatorio dei diritti umani è una persona, Coventry, che dice di avere centinaia di corrispondenti in luogo in Siria, che è un elemento dell'NSA, cioè dei servizi segreti inglesi, un siriano, no, un albanese perseguitato politico che però vive da milionario a Londra, anzi a Coventry, e c'ha questo osservatorio, e i giornalisti occidentali dicono che questa è la loro fonte, perché lui ogni giorno dava 10.000 lì, 5.000 là, donne così, bambini uccisi lì, ospedali morti, massacri, bene, questa è la loro verità. Ma se noi facessimo, non lo faccio stasera per non entrare,
poi ci sono una serie di elementi che ci possono aiutare ad avvicinarci alla realtà, perché io penso che c'è una cosa che noi dovremmo sempre evitare, che me l'ha insegnato un grande giornalista: quando c'è un conflitto, una guerra, insomma qualcosa di tragico, se noi immediatamente, come vogliono farci pensare, perché la disinformazione strategica è una scienza studiata dal Dipartimento di Stato americano negli anni '80, non è che uno dice ma sai questo qui, uno dice una cosa, altro dice no, questa è una scienza, è uno studio che applicano tutta la metodologia, è una scienza, c'è cioè una cosa seria, no? Bene, loro ci portano a pensare immediatamente chi sono i buoni e chi sono i cattivi in Donbass. Chi sono i buoni cattivi in Siria? Chi sono i buoni cattivi in Libia? Chi sono i buoni cattivi in Afghanistan? Bene, se noi cominciamo a pensare o a scegliere per motivi politici, ideologici, religiosi, di simpatie, uno dei due campi, ci hanno già fregato. Ed è quello che avviene per le masse. Perché in realtà, se noi ci chiedessimo che cosa c'è e a chi interessa, non arriviamo alla verità. Però cominciamo a cercare di avvicinare una realtà che probabilmente ci porta non a una verità totale, perché non ci sono i buoni e i cattivi da una parte e dall'altra i buoni, il manicheismo, voglio dire, non è più una cosa a che possiamo applicare in questo mondo, perché le contraddizioni sono di tutti i generi. E allora come facciamo? No? Molti mi chiedono spesso, e va bene, però come faccio io? Lo capisco. Però ci sono una serie di giornalisti doc, cioè occidentali, perché chiaramente se sono siriani, se sono russi, se sono cinesi, se sono venezuelani, assolutamente non si può credere a quelli, no? Allora attingiamo da soggetti del Washington Post, del New York Times, della CBS, del New Yorker. Sono giornalisti di cui adesso non faccio la lista, che hanno svelato che sono stati manipolati. Poche settimane fa è morto Udo Urfote, 25 anni alla Faz, il più grande quotidiano tedesco, quindi non era un giornale di una parrocchia, di una bocciofola o di un partitino, era il più grande quotidiano tedesco. Quest'uomo in un libro ha svelato che per 25 anni lui è stato pagato, istruito, addestrato a mentire. Di cui lui alla fine di questa sua, che è morto proprio in questo periodo, lui dice: mi vergogno di me stesso. Però lui in questo libro mette i nomi di altri 321 giornalisti europei, nomi e cognomi, non è stato querelato, 321, quelli che era a conoscenza lui, giornalisti che erano al servizio della disinformazione, al servizio dei loro servizi segreti, che dipendono, come ci hanno raccontato Paul Craig Rover, come ci ha raccontato Carl Bernstein, e sono sotto la cupola della CIA, che c'ha un dipartimento. Per esempio Bernstein, se voi andate a cercare the CIA and the Media, è in inglese, c'è tutta la spiegazione di come avviene l'arruolamento dei giornalisti, no? Non l'arruolamento di spioni, di agenti segreti, dei giornalisti, le tecniche, cosa promettono, soldi, carriere, onorificenze, presenze televisive. E in questo molti di questi giornalisti ci sono cascati. Alcuni, come questa Sherry Atkinson, che ha scritto Stonewall, questo libro, che è stata 20 anni alla CBS, e poi un giorno ha scritto, quando si è accorta che è stata manipolata per 20 anni, è stata raggirata, perché lei dice che lei non era a conoscenza, no, dei meccanismi per cui l'hanno usata, e lei ha chiuso dicendo: ci chiedono di creare una realtà che coincida con quello che fa loro a comodo, ai giornalisti. Chi non si adegua viene emarginato, escluso, minacciato e intimidito. Non è che finisce lì, io dico no, e poi no, loro da un lato ti fanno vedere la funzione, prendere premi, fare carriera, diventi ricco, e così coltivano i cosiddetti freelance, questi giovani
che vanno in queste situazioni di guerra e non si capisce come fanno a mantenersi, con che contatti vivono, no? Ecco, allora lei spiega come in realtà li coltivano, no? Quindi gli danno questa possibilità. E poi fa i nomi, insieme a Paul Craig Robert, di 400 giornalisti statunitensi che sono pagati con nomi e cognomi, non è una battuta, diciamo, ah, sono centinaia, no, nomi e cognomi, 400 giornalisti dei media statunitensi che sono al soldo, con tanto di tariffe, eccetera, eccetera, a seconda di nessuno. Comunque io chiuderei adesso con una notizia abbastanza fresca, perché è una notizia di un documento desecretato della CIA americana. È stato desecretato il 10 di gennaio del 2017 e ha cominciato a circolare ovviamente non sui grandi media, perché chi ha parlato di quei documenti scottanti. È un documento di 24 pagine dove viene alla luce che l'aggressione alla Siria, questa sporca guerra che ha provocato tutto quello che abbiamo detto all'inizio, è stata pianificata nel 1986, esattamente 30 anni fa, la CIA, nei suoi dipartimenti, nelle sue strutture, ha pianificato la distruzione della Siria attraverso proteste, rivolte, fomentando l'odio etnico e religioso. Non vi fa pensare a qualcosa che sta succedendo oggi, solo che loro l'avevano deciso nel 1986 e penso che adesso di questa guerra ci parla padre Andrade. Buonasera a tutti, non mi ha lasciato niente da dire. Non ha detto chiaramente, allora è meno di me, ma purtroppo volevo parlare qualche cosa e ringrazio la vostra presenza e la vostra pazienza, anche mi scuso dei sbagli perché non sono italiano, siete un po' svegli per correggere quando mi fermo per una parola italiana, dovete aiutarmi a trovarla, d'accordo? Sì. Allora, torniamo alla Siria, alla nostra terra santa della Siria, devo chiarire un po' le cose per dire un po' andare avanti piano piano. Quando si dice la terra santa, voi pensate solo a Gerusalemme, a Betlemme, ma quando si dice la terra santa veramente, si deve dire pensare alla Palestina, alla Siria, alla Giordania, al Libano. E vi dico subito perché. 2001, il Santo Padre Santo Giovanni Paolo II è andato in visita in Siria. Chi l'ha ricevuto? Secondo voi un dittatore che si chiamava Bashar Assad. Ma come l'ha ricevuto? Gli ha detto caro Santo Padre, allora andate avanti. È vero che Gesù Cristo è nato a Betlemme, ma il cristianesimo è nato in Siria. Il cristianesimo è nato e cresciuto in Siria, vuol dire la terra santa, anche la Siria e il Libano, per dire che il popolo siriano è questo stato dove noi, il tessuto nostro, siamo 18 famiglie cristiane, non vorrei dire chiese, che Gesù Cristo ha fondato una sola chiesa cattolica nella sua universalità, ortodossa nella sua retta via, vuol dire la chiesa che sempre c'è posto per tutti. E in Siria l'hanno capito bene, ci sono siri cattolici, siri ortodossi, greci cattolici, greci ortodossi, armeni cattolici, armeni ortodossi, e così. Allora, e tutti noi viviamo in Siria con anche una maggioranza musulmana composta se stessa da sunniti e sciiti, ci sono anche una zona per gli ebrei,
come popolo, non parlo di Israele adesso, è troppo presto. Allora, e tutti noi viviamo così, abbiamo vissuto così fino al 2011, non vorrei andare alla storia, la sapete, conoscete meglio di me. 2011 ci hanno importato sbagliatamente una parola primavera araba, perché hanno voluto distruggere il mondo arabo con un piano di dividere la zona in stati etnici, dove un popolo vuol fare dal suo stato un stato etnico per gli ebrei. Allora, che facciamo? Dividiamo il mondo arabo, sunniti, sciiti, drusi, maroniti, cattolici, ortodossi, e così Israele sarà lo stato più forte con armi nucleari, e così sarà la mano destra più forte dell'America. E io non vorrei anche entrare nella politica internazionale. Torno alla mia terra amata della Siria, per non andare lontano. In Siria la guerra è importata e non è una guerra civile, una crisi portata da fuori per dire che il popolo siriano è contro il suo governo, una richiesta della libertà. Perché? Perché avete un dittatore che governa il paese. Invece abbiamo visto, hanno cancellato un dittatore che si chiamava Saddam Hussein e si pentono finora. Hanno cancellato, secondo loro, un Gaddafi che era dittatore. Abbiamo avuto la nascita tantissimi Gaddafi, tantissimi Saddam Hussein, e il mondo è andato nella povertà, nelle guerre, nel non controllo. È quello che hanno voluto fare in Siria. Ma in Siria abbiamo un triangolo e fino ad ora regge, e mi auguro che sarà l'ultimo anno. Sesto anno sarà la fine, non vorrei parlare dei 7 anni di debolezza del Vecchio Testamento, no? Allora, perché? Perché abbiamo un governo, non vorrei dire, io non difendo nessuno e non attacco nessuno. Abbiamo un governo laico, basato su un partito laico pure, che si chiama Baath, dove tutti noi abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. Abbiamo un esercito dello Stato che finora, e lo auguro perché siamo alla fine, non ha tradito e non tradirà mai il suo Stato. Abbiamo un popolo con il governo e con l'esercito, un triangolo, governo, esercito e popolo. E finora vanno avanti, saranno così avanti. Perché? Perché quando Saddam Hussein è caduto, chi l'ha tradito? Suo esercito. In Siria non siamo così. Pure se vorrei dirvi che la gran parte del popolo siriano, 65%, sono sunniti. Il governo è alawita. Allora c'è un tessuto che va avanti insieme, cristiani, musulmani, drusi e anche curdi e anche yazidi. Siamo tutti noi un solo popolo, e questo chi ha salvato finora. La guerra in Siria, sono adesso per dire, io vorrei iniziare anche per finire, dovrei finire con un messaggio di speranza e di pace. Ieri è finito il congresso, la seconda parte del congresso a Astana, no? Domani inizia la terza parte, 23 andiamo a Ginevra. Come siriano mi auguro veramente che sia la fine della guerra e della violenza in Siria. E questo da soli noi non possiamo fare. Perciò anche abbiamo bisogno di voi, che avete capito bene che la crisi siriana è una crisi importata, e mal informazione vostre le hanno dato le cose sbagliate. Vi dico degli esempi, no? Quando da 2 anni, 3 anni, 5 anni, 2 reporter italiani ci parlano della Siria, ma da dove? Di Tel Aviv, da Israele.
è possibile? Non ci sono altri giornalisti sul posto? E voi sapete che un siriano non può entrare in Tel Aviv, e anche quello che è a Tel Aviv non vede niente a Damasco. E quello che è vostro Claudio Baliaro, adesso Giorgio Marrazzo, e adesso a Damasco nella strada Tale c'è una manifestazione contro Assad. Auguri, ma dove siete? E anche quando noi vogliamo alzare il tiro andiamo in America, Bottega, altre giornaliste. E voi le credete? E visto, io forse anche quando, prima credevo quando non parlavo arabo, ma adesso quando che io parlo arabo con siriano, prima di dormire vado ad ascoltare un po' per non dimenticare l'arabo, vado al Jazeera, ascolto qualche bugia, anche tante bugie, anche dell'Arabia stesso, dormo, non come Angelo sa che mi sono preoccupato, alle 8 apro il canale Rai 1, hanno tradotto le stesse parole sbagliamente perché non conoscono bene l'arabo, devo io fare meno sbagli. E purtroppo così vanno le cose. Allora, questi sbagli hanno danneggiato la vostra dignità, hanno offeso la vostra intelligenza come popolo. E per andare a offendervi, i paesi europei, sotto la pressione americana, hanno tolto i vostri ambasciatori della Siria. E allora per essere uguali, la giustizia vuol dire ascoltare tutti e due. Mi auguro mai che un marito e moglie siano un po' in così. Allora il giudice viene ad ascoltare il marito e la moglie, no? Almeno per capire. Ma in Siria voi europei non volete capire la verità. Non voi, per carità, loro, il nostro governo, il vostro, i nostri governi, non vogliono capire e non vogliono farvi capire la verità. Ma mi spiace, non difendo nessuno o non critico nessuno. L'Europa ha una grande responsabilità della crisi in Siria. Vi dico subito. Non voi. L'Italia ha incassato, ma dove sono andati non lo so, non chiedetemi, ha incassato i soldi della prima partita delle mine contro uomini, contro gare, contro 600 milioni di euro. Questa è la prima partita, la seconda non chiedetemi, non vi dirò quanto. Allora, dove sono andati questi soldi? No, non mi importa. Ma per dirvi che c'è nascosto sotto sotto il prezzo del sangue innocente siriano, anche tra questo sangue di cristiani, no? Musulmani e cristiani che hanno pagato da me. Ma l'importante è dove stanno andando questi soldi. Prima andiamo a vedere, l'Arabia Saudita finora ha pagato 200 miliardi di dollari per distruggere e saranno pagati di più per ricostruire. L'Arabia Saudita ha pagato per le fabbriche americane, va bene, le fabbriche americane hanno approfittato per lavorare bene e hanno mandato armi tramite le frontiere della Turchia, tramite le frontiere della Giordania, va bene. Adesso una domanda: quelli adesso in America piangono le nostre vedove, piangono i nostri orfani, e la Siria non c'è latte per i bambini, e in Siria non ci sono le mediche, le cure mediche, non ci sono gli ospedali. Una domanda: non è che l'America è il primo elemento che ha distrutto incassando soldi e in questo modo servendo l'Arabia Saudita, che voleva imporre per la Siria un governo basato sulla Sharia? Noi da in Siria da 40 anni hanno tolto che la religione dello Stato è l'Islam, hanno conservato
la religione del presidente dello Stato dell'Islam. Adesso con rinnovo neanche, non c'è una religione per il governo o per il presidente. Invece in Arabia Saudita non c'è un statuto, non c'è la costituzione, c'è una eredità, è l'unica base della giustizia, della vita sociale, della vita matrimoniale, è la Sharia e il Corano. E questo popolo vuol dare alla Siria la democrazia. Punto interrogativo. E siamo noi con loro. L'Europa ha aiutato questo popolo. Anche altre cose. In Arabia Saudita, non per criticare, per capire un po' la differenza, in Arabia Saudita non hanno finora firmato la Carta dei diritti dell'uomo. Hanno firmato la Carta dell'uomo musulmano, lo sapete, ma non la Carta dell'uomo all'ONU. E così, con un miracolo, non lo so quanto costa questo miracolo, uno dell'Arabia Saudita all'ONU fa parte del Comitato dei diritti dell'uomo. Subhanallah, un miracolo. E a Fatima non è successo così. Ma hanno messo così. Il peggio, quando non c'è una giustizia, che un Stato come Israele occupa il Golan, occupa un po' una parte del sud del Libano e non ascolta i processi o le decisioni del Tribunale Internazionale, un altro miracolo, uno di Israele, uno sionista israeliano, fa parte del Comitato della Giustizia Internazionale. Perché? Per giudicare Israele? Basta. Queste sono le cose. Allora, quando tutto questo e l'ONU non era imparziale, l'America non sapeva niente e tutti hanno detto il presidente deve andare perché ha perso la sua legittimità di essere. Cari miei, quando un presidente è eletto, non viene o non aspetta che l'America gli dà il palio per essere un presidente, già il suo popolo gli ha dato la fiducia. E purtroppo anche per ridere un po', tutti quelli che hanno detto finora Assad deve andare, Assad ha perso la legittimità, loro sono andati e lui è rimasto. Mi scusi, da Sarkozy, Hollande sta per andare, Obama, la Clinton, tutti questi sono già andati, perché forse hanno finito, anche i vostri fratelli musulmani sono in carcere. Il presidente è sempre là, non è per difenderlo, cari miei, ma per dire quanti noi siamo ingannati delle informazioni sbagliate e quanto noi abbiamo le lacrime dei coccodrilli, non voi, per carità, noi non scherziamo. Loro, no? E allora l'America, con tutta la sua forza, non poteva 4 ore per settimana al posto di fabbricare missili, fabbricare un po' di cioccolato, un po' di latte per bambini, qualcosa di mandarlo in Siria e non piangere? Così più costa di meno, no? E di più, per dire così, l'embargo imposto per la Siria, chi lo paga? Noi, poveri popolo. I ricchi, cari miei, dove si sono? Possono andare anche in Francia, fare la colazione e tornare, ma il popolo povero che non può uscire paga l'embargo imposto dall'America e voi l'avete appoggiato e voi dite che ci entriamo noi. L'Europa c'entra. Avete tolto gli ambasciatori e l'ambasciatore ha il primo dovere di dirvi la verità.
avete chiuso le ambasciate per non anche ricevere neanche un siriano per dare un visto. Voi ci avete obbligato, voi di dire, a morire nel mare a causa della chiusura delle vostre ambasciate e voi dite rimanete in Siria. Io il mio appello, dobbiamo rimanere in Siria, torneremo in Siria, ma non obbligate noi a venire da voi via mare o rotta come il balcanica, o non fateci parcheggiare in Turchia e voi pagate e avete pagato 6 miliardi per il nostro parcheggio. Era meglio per noi e più dignitoso dare questi soldi al posto loro e non chiamarci da voi. Noi siriani dove siamo andati? Allora abbiamo fatto cultura, civiltà, abbiamo dato mano d'opera artistica, perciò la Germania ha sbagliato ricevendo tutti, perché tra loro, e non sono siriani, sono infiltrati, voi lo sapete, 4.000 terroristi e siete adesso pagando il prezzo da Berlino a Bruxelles, a Parigi. Allora la guerra tra i miei deve essere tutti noi contro il terrorismo, contro il fanatismo religioso, ma dobbiamo essere con un popolo che vuole essere libero, degno e avrà la dignità di essere a casa sua. Noi come cristiani e come musulmani siriani che crediamo nella democrazia e non crediamo nella guerra, chiediamo il vostro aiuto di mandarci a casa con dignità. E quello che adesso voi pagate per ricevere da voi i siriani, non fatelo. Fateci ricordare che noi siamo siriani e torneremo un giorno a casa nostra. E quello che potete fare, fatelo in Siria, non in Italia, per i siriani. Altre cose. Perché noi, adesso, in Europa, che la Siria è più vicino a voi e avete bisogno della mano d'opera, va bene, dateci la pace e andate in Siria, fate contratti di lavoro e questi siriani vengono a lavorare da voi con dignità. Non è più facile? Un'altra domanda: che cosa costa di più, la guerra, i missili o la pace? Voi avete parlato che l'esercito siriano uccide i bambini, l'esercito siriano distrugge gli ospedali, le strade. Ma io vi chiedo, quando noi siriani, tutti noi, abbiamo sacrificato 30% del nostro bilancio nazionale per 40 anni per costruire gli ospedali, le scuole, le strade, è possibile che i nostri sacrifici per 40 anni andiamo noi a distruggerli? O c'era un odio dell'Arabia Saudita, un odio del Kuwait, un odio di Qatar per distruggere perché ci avevano interessi economici? Perché anche la guerra non solo una guerra così per piacere, è una guerra economica, c'erano interessi economici per Qatar e avete detto non vorrei entrare, che volevano far passare il gasdotto della Siria per arrivare in Qatar e la Siria ha detto di no. Allora io vorrei entrare nel merito. Se io ti dico di no, non vorrei fare un contratto con te, tu vieni a distruggere la mia casa perché hai soldi. Questo però è una guerra sporca economica, una guerra sociale, perché quando questi principi del petrolio venivano in Siria e in Libano per fare le belle vacanze,
e vedevano le donne uscire con in macchina, senza il velo, senza chador, andavano al cinema con i loro amici, andavano all'università insieme maschi e femmine. Allora, e questo dell'Arabia Saudita che veniva con 4 o 5 mogli e non sapeva dove ha lasciato la sesta, con 40 figli che prendeva l'angolo del ristorante per non far vedere le sue mogli che non potevano neanche vedere, nessuno doveva vedere, per mangiare devono fare così. E noi siriani andavamo bene insieme, in famiglia, i ragazzi e ragazze, ragazzi insieme. Allora, anche queste donne dell'Arabia Saudita hanno un po' di testa, sono tornate a casa loro. Ma che facciamo? Perché noi ci manca qualcosa? Non per niente, perché allora in Siria vivono bene e noi dobbiamo essere coperte così? E si è da un po' la crisi a casa loro. Allora che facciamo? Togliamo la democrazia a casa siriana o danniamo la libertà alle donne nostre? No, è meglio per un arabo. No, distruggiamo la casa degli altri. E così hanno fatto. Nessuno può dire, nessuno mi le dice queste cose, perché finora la grande rivoluzione in Arabia Saudita è vedere una donna guidare la macchina. In Siria le donne da 10 anni guidano la macchina con il loro papà, insieme al loro papà. La grande scoperta dell'acqua calda in Arabia Saudita è vedere una signora con un signore vicini all'università. Non hanno fatto, hanno tolto, tagliato ragazzi a 100 metri da lontani, perché forse con la foto c'è il diavolo. Questa allora è una guerra storica, mio povero, per non farvi dormire, Allora questa guerra civile, questa è la guerra che loro hanno dato alla Siria. Questa è la colpa del popolo siriano, un popolo colto che ama la cultura, un popolo, un stato dove voi avete lasciato Palmira, avete lasciato tutti i... E questo che vengono in taglia gole, che non c'hanno neanche un Dio che li controlla, sono contro l'uomo che sia cristiano di più o sia musulmano che non fa la stessa fede, sono contro la cultura, hanno bruciato i libri, sono contro la storia, hanno distrutto almeno in Siria, Palmira, a Mosul dei musei. Questo l'ISIS, e purtroppo fino ad ora questo ISIS è appoggiato dall'Europa. Io vi do la colpa, non voi. Io vi do la colpa. No? In Europa avete veramente, avete la... Basta, non abbassare. Si può dare un po' di responsabilità all'Europa, perché voi anche al tempo di Sarkozy, va bene? È andato a Mali per distruggere i terroristi, è andato in Siria portando missili a uomini. Allora c'è un ISIS bianco e un ISIS nero. E quello non nero da distruggere a Mali, e quello bianco in Siria da appoggiare? Quelle domande. E il diavolo del mondo arabo è Assad, che è il garante del suo popolo, e ha detto: quando il mio popolo non mi vuole più, io me ne vado. Se io resto, resto per difendere, perché il mio dovere è difendere il mio popolo. Non ha parlato né musulmano né cristiano né alawita né sciita. E questo è il presidente. Allora andiamo un po' al punto della... non vorrei essere... quanto tempo? Non vorrei essere... allora, solo per non dimenticare, vi parlo un po' della Turchia e un po' della Russia, poi vado a dove, va bene, faccio altri salti. Alla Russia, allora, voi avete solo visto gli aiuti buttare le bombe, i missili. Nessuno vi ha detto che la presenza della Russia ha salvato la Siria, l'unità della Siria e la vita di tanti uomini e donne. Se non saremmo stati come la Libia o come l'Iraq, saremmo stati buttati, cacciati da casa nostra, in primo posto cristiani e dopodiché i musulmani, che non hanno la stessa fede, che non dicono la stessa fede.
la presenza dei russi hanno portato con loro tantissime tonnellate di cibo e cure mediche. E quando ultimamente hanno perso due mediche, c'era un ospedale sul posto e l'ISIS ha bombardato l'ospedale prima di iniziare sul lavoro e hanno perso due mediche e soldati. Voi l'avete saputo? No? L'avete saputo? No, non lo so. Queste sono la Russia, non è che non difende nessuno, ripeto, non difende nessuno. Neanche hanno distrutto migliaia di citerni che rubavano il petrolio siriano e lo vendevano tramite la Turchia, tramite il figlio di Erdogan, e arrivavano in Europa con pochi soldi. Adesso, quando c'è un accordo, il petrolio è un po' alzato e la vostra benzina costa di più. Questo, la Russia, con la Russia hanno controllato o bombardato tanti punti dell'esercito d'ISIS. Adesso il bello che questa base militare che si chiama Hmeymim ha cambiato vestito, senza dimenticare il primo, una base militare, è diventata un centro di incontro di riconciliazioni tra siriani. Qualcuno lo parla? Finora non l'ho sentito neanche una parola dai vostri giornali, telegiornali, né dell'America né dei Tel Aviv. La base Hmeymim, ogni giorno ci sono incontri tra tribù, tra villaggi, tra siriani cristiani, siriani musulmani, musulmani tra loro, che c'è la guerra, c'è la concorrenza, e con questa base tornano a fare pace tra loro. L'avete sentito? Questa è una realtà. E ogni giorno noi vediamo i risultati. Oggi, adesso, prima di entrare, mi ha parlato il patriarca, ha detto che viene più da voi, mi manda a tutti voi un saluto speciale. Mi ha detto di dirvi: stiamo facendo la pace. Importante. Stiamo facendo la pace tra noi. Un patriarca mentita che sta dicendo a nome dei siriani. Questo patriarca, anche una parentesi da tutto subito, non c'è problema, con altri quattro patriarchi da Antiochia, allora, perché da Antiochia i primi patriarchi apostoli, no? Sì, la chiesa apostolica, cinque patriarchi che pretendono essere patriarchi di Antiochia: greco ortodosso, greco cattolico, siro cattolico, siro ortodosso e maronita. Tutti sono patriarchi di Antiochia e da tutto l'Oriente. Hanno fatto una riunione maggio scorso e hanno chiesto ai loro fedeli: per carità, non lasciate il vostro paese. Guardate un po', i patriarchi dicono così: per carità, per favore, non lasciate il vostro paese, perché un Stato siriano senza cristiani, anche i musulmani dicono, non è uno Stato. Vuol dire questo il problema. E hanno detto: e se la vita è così difficile per voi, volete lasciare, per carità, andate in Libano, andate in Giordania, un po' di meno in Turchia, perché mi parlo loro della Turchia. Per così sarete vicini, quando la pace sarà, un giorno sarete a casa vostra. E se la vita è un po' più difficile, andate in Europa, va bene. Ci sono delle parrocchie per noi, andate. Ma mai andate oltre mare, perché quello che arriva nemmeno non tornerà più. Questo è l'impegno nostro per questo paese. Quello che anche nessuno vuole dice, mi dicono, sono andati, io dico anche, quando hanno iniziato questi arrivavano dall'Africa, sono arrivati 200 siriani, e quando così, sono tutti neri, sono così, a causa del mare, con noi siriani siamo così, possibile, questo è il risultato. Allora, torniamo a questi russi, no? Questi russi hanno giocato questo ruolo, stanno giocando adesso garante per la pace in Siria, e questo è importante. La Russia, l'Iran per garanti, due garanti della pace, e con un po' di meno la Turchia. Perché? Vi dico poi la Turchia. La Turchia, e anche adesso di più, è un vero dittatore. Viene a dire che la Siria, anche lui ha detto che si deve andare, no? Dopodiché ha detto no, non adesso,
come Jean Thierry ha detto, non si può parlare con il dopodiché, dobbiamo parlare con Assad, no? Un altro giù, va bene, andiamo in Turchia. Questi turchi hanno 910 km in comune con noi le frontiere, no? E per lui Damò voleva entrare in Siria, come si dice, no? A Roma si dice Damò. Damò. E questo Mo vuol dire da 100 anni i turchi hanno ucciso 1 milione e di più di armeni. Voi lo sapete già il genocidio armeno. Adesso noi dobbiamo aspettare 100 anni per altri ricordino di noi cristiani in Siria. No, per carità, aiutateci a salvarci, no? Questa Turchia, anche da noi c'è questa concorrenza con Aleppo, la concorrenza tessile, le fabbriche, la convivenza, a souk, no? Come si chiama il mercato? Il mercato che fa tesoro dell'umanità. Allora, questo qua non va bene per la Turchia. Hanno aiutato, hanno aperto le loro frontiere per far passare i turisti, i terroristi. E hanno bisogno di questo che hanno, anche per la commissione. Sono entrati loro in primo posto ad Aleppo, hanno smontato le fabbriche tessile, le hanno preso in Turchia. Lo sapete? Me non sono bugiardo, eh? Vengo nella bocca della verità, dico un po' di verità, non mi dico delle bugie. Allora, e questo Erdogan, anche c'è un'altra carta, vuol far parte di voi, della comunità europea. Non lo so se voi l'accettate, io me ne vado, eh? Per carità, perché avete tra voi almeno 20 milioni che credono al terrorismo, alla violenza, ad far passare la sharia da voi, e hanno iniziato a Firenze, ci sono locali, hanno vietato di vendere l'alcol, hanno vietato di aprire il venerdì vicino a loro. Allora, aprite gli occhi, io faccio passare questo messaggio, ma aprite gli occhi. Va bene, questa Turchia ha fatto la guerra, ha ricevuto sotto le tende i siriani, e altro che, non solo i siriani, perché anche i terroristi che vengono in Siria da 103 paesi, quando hanno perso un poco, quando sono nel pericolo, quando non ci sono soldi per pagarli, lasciano la Siria e vanno in Turchia, sono appoggiati lì. Va bene, io ho una diga di uomini all'Europa, o datemi soldi o vi do tutto questo. E la minaccia, hanno avuto 6 miliardi delle vostre tasse, delle vostre tasche, avete parlato? Siete andati a fare manifestazioni? No. Faccio una parentesi. Quando hanno fatto le foto caricate, come si dice? Aiutatemi! Siamo rimasti d'accordo! Aiutatemi! Quando hanno fatto queste caricature contro il profeta Muhammad, no? Tutti noi in Europa, musulmani e cristiani, siamo scesi in piazza contro e abbiamo buttato il burro danimarco, danese, no? Della danese, delle strade. Allo stesso tempo, l'aereo privato del re dell'Arabia Saudita è andato ogni mattina in Danimarca a portare il burro fresco per mangiare lui e le sue moglie. Va bene. Lo sapete? Adesso, quando l'ISIS, con le armi vostre, ma vostre voi che hanno una fabbrica d'armi, con le armi americane e europee, hanno ucciso e hanno cacciato siriani dalle loro case, anche hanno cacciato cristiani, non vorrei dire, io non mi piace questa parola, cristiani musulmani, hanno ucciso un popolo. Quando abbiamo visto un musulmano scendere e dire l'ISIS non è musulmano? Dov'è il coraggio
perché abbiamo paura di dire che questi sono crimini e criminali contro l'umanità. Abbiamo paura perché? E noi cristiani in Siria dobbiamo pagare il sangue per rimanere cristiani, e in Europa, quando noi abbiamo aiutato i musulmani contro gli danesi, e adesso nessun musulmano ha il coraggio di dire no a questo, questo non è l'Islam, o questo è l'Islam nascosto sotto qualcosa. E il coraggio, cari miei, la dignità, cari miei, noi, non è, io non parlo un discorso religioso, per carità, pure se sono così, non parlo un discorso religioso, ma do esempi. Adesso andiamo un po' in America, un salto mortale in America. Quando adesso Trump ha decretato che niente siriani e niente iracheni per l'America, nell'Arabia Saudita non è la violenza in se stessa, la Turchia non è lo stato del terrorismo, loro possono andare in Siria, in America. Io siriano, pure se così, non posso entrare. Va bene. Un'altra domanda alla vostra coscienza. In America, anche in Europa, ebrei, musulmani e cristiani contro questo decreto. Io non sono né contro, lui è libero nel suo paese. Va bene? Ma voi, tre religioni, che siete adesso contro l'ingresso dei musulmani in America. Va bene, auguri. Ma quando questi asiditi e asidite sono state violentate, buttate al mare, bimbi uccisi, cristiani, musulmani e asidi, dove siete stati? Allora, noi siamo complici quando noi vogliamo e siamo innocenti quando noi vogliamo. E questa è la falsità internazionale. Questi sono gli interessi internazionali falsi che noi viviamo. Non parliamo più dei valori. Quando? Ah, non vorrei andare avanti, non basta. Ok, allora basta una domanda e finisco e poi vado un po' alla Turchia. Allora, quando in Siria il presidente stesso va a Natale, a Pasqua, augurare buon Natale e buona Pasqua ai cristiani, va bene? E noi a Brescia vietiamo, no? È vero, vietiamo, no? Vietare, vietiamo. È vero, eh? Il presepe è lo stesso, si può dire per due. A scuola, perché c'è un musulmano che può essere offeso, e noi italiani andiamo a togliere la croce, la nostra dignità delle nostre scuole per non offendere uno. E noi in Siria, musulmani e cristiani, mettiamo i presepi a casa nostra e basta, svegliatevi prima che sia troppo tardi. Allora, va bene, andiamo, finiamo con la Turchia. Queste tende, avete sentito che per offendere, non è per dire che hanno costretto le donne alla prostituzione, lo sapete? E anche a più di un uomo a causa dell'ISIS. E le nostre donne dell'Italia, della Francia, dell'America sono andate a fare un matrimonio con l'ISIS. Non è una vergogna? Sapete che i nostri bimbi sono spariti, uccisi, i loro organi fanno parte del mercato degli organi umani, dalla Turchia a Israele a Europa. Qualcuno di noi ha parlato? L'ONU ha alzato la voce? Non è il popolo siriano che è crocifisso un'altra volta? Non sono i nostri bimbi che sono uccisi? E voi dite che i bimbi sono arrivati qui non accompagnati.
non avete un buco, l'occhio clinico si dice, no? Occhio clinico per dire questi saranno le vittime nel futuro per essere o al mercato nero o per essere uccisi per gli organi umani. E volete dire non vogliamo dare la pace alla Siria? E non volete dire che l'Europa ha una carta importante per dare la pace alla Siria? E l'Europa, tutta l'Europa, ma l'Italia fa parte. L'Italia può con altri paesi dare pace alla Siria e così non avrete tra voi i siriani. Perché per me io parlo per i siriani, musulmani e cristiani. Noi non vogliamo vivere alle vostre spalle, non vogliamo approfittare delle vostre tasse. E voi sapete le case, le strutture sono già arricchite a causa di questi sfollati che dicono che vengono dalla Siria e non sono siriani e sono tutti neri, per rispetto ai neri, per carità, ma non cambiate, per carità, tutto rispetto, ma non cambiate i colori del popolo. Abbiamo, no? Per carità, ma non che per veramente pistacce, non volevo dire niente, ma no, quando sono venuti non cambiate l'identità di un popolo. Questo qua, cari miei, aprite un po' di carità, non adesso, voi mi vedete, dopo, aprite un po' di occhi per il futuro dei vostri figli, perché anche per voi, cari miei, la pace è un valore cristiano, il popolo, la vita umana è un valore in se stesso, perché voi lasciate, perché voi fate finta di non vedere niente, perché voi fate finta che niente sia successo. In Turchia siamo massacrati, in Siria sono martiri dell'esercito, come ha detto il mio amico, e sono martiri cristiani uccisi perché sono cristiani, e voi fate finta di niente, e le mass media non dicono niente, e noi andiamo a dire basta e venite da noi, siete due cani. No, siamo due gatti, ma vogliamo vivere a casa nostra, con la nostra dignità. Va bene? Ok. Allora, vi dico altre cose? Basta. Allora, che diciamo? Vedete voi adesso le domande o continuo io, una minaccia. Parlate voi, parlo io, parlate voi. Qualunque sia domanda. La ringrazio molto, Monsignore, per tutte le notizie che ci ha dato della Siria. Alcune le conoscevo avendo letto recentemente un libro di un giornalista corrispondente di guerra, Mimmo Candido. Invece volevo far presente che una delle cose più positive che lei ha detto è stata quella dell'accordo tra le varie religioni presenti in Siria. E veramente adesso non so quanti possono intuire quante cose brutte suggerisce l'astio tra le varie religioni. Io l'avevo vissuto all'inizio degli anni 70, lavoravo a Beirut e ho lavorato 2 anni e mezzo e avevo dei colleghi di tutte le religioni. Parlando con chiunque parlasse dei miei colleghi mi diceva, ma scusa, tu perché ti rivolgi a Giuseppe, per voler dire, è un cretino perché oppure un altro collega, sapete che sono cattolico, no? Il altro collega che mi viene a dire, tu perché parli con Alvaro? E io fresco,
Leopoldo Magni, quindi veramente il sapere che in Siria in questo momento ci sia questo accordo tra le varie religioni nella difesa del bene comune, per me è stata una bella cadenza. Grazie. E non solo così, non solo per dire, non è solo così, in Siria è la realtà, non adesso, da prima. Prima della guerra noi abbiamo vissuto così, e anche vorrei dire un esempio: durante adesso l'ultimo Ramadan, digiuno dei musulmani, ad Aleppo, il primo giorno, anche il secondo, quelli che hanno preparato il pasto di digiuno di Ramadan sono i poveri cristiani ai poveri musulmani che hanno digiunato. Questo ad Aleppo, sotto la guerra, sotto le bombe. In Siria non abbiamo una zona cristiana o una zona musulmana. In Siria la voce religione da 40 anni, con questo partito laico, hanno cancellato religione. Lei ha ragione, il libero, perché c'è il presidente Varunita, il primo ministro Semnita e sono deputati. Allora devono tenere la parola Varunita per guadagnare di più. Se possono anche tenere Amma come Maronita, lo fanno per avere una voce di più. In Siria non abbiamo questo problema, noi siamo tutti siriani, perciò non c'è problema. Da noi abbiamo questo problema, abbiamo superato questa crisi di religione, appartenenza religiosa, e perciò questo è il problema, questo è la realtà. Guarda, vorrei chiedere una cosa. L'attuale presidente è una figura di dittatore. Voi dite così, ma per me, no? Per me come siriano, non è come cristiano, un presidente che dice al Santo Padre santità non fa paura, che dice che la Siria è la culla del cristianesimo non fa paura, quello che dice che va a Natale a augurarmi buon Natale a me, cristiano, non fa paura, non è dittatura. È una mano dura per tenere tranquilli, bravi, 18 famiglie cristiane, 3, 4, 5 famiglie musulmane, 2, 3 alawite, drusi, ebrei, e nessuno scherza, nessuno è angelo. Per tenere bene il mosaico, deve avere una mano dura. E tutti noi abbiamo i nostri diritti e i nostri doveri. Quello che ha tenuto bene fino ad ora l'esercito. L'esercito ha 60% sunniti, non hanno tradito il loro paese, perché non vogliono l'Arabia Saudita, perché amano la Siria, perché un presidente forte fa bene. Anche adesso, diciamo, no, scherzando, per seriare, la Siria, mi spiace, sì, ma scherziamo insieme, la Siria, no, va bene, era come l'Italia, a ogni 11 mesi cambiava vestito e capo di Stato, capo di governo. Da quando è arrivato questo partito Baas, abbiamo la tranquillità. Abbiamo due presidenti, se è vero uno dopo l'altro, figlio e padre, ma abbiamo avuto la tranquillità, lo sviluppo delle strade, delle infrastrutture, le scuole, la scuola è obbligatoria e gratuita fino a 18 anni anche nel deserto. La luce è arrivata a ogni tende al deserto con questo governo, e dobbiamo dire dittatore, se l'Italia non taglia mai, se lui tiene bene la finanza e non la fa nelle tasche, non fa bene? Mi collego proprio a queste ultime cose che ha detto. Io mi sono occupata un po' di anni di Iraq e le faccio un dubbio che mi è venuto. Allora, è stato distrutto l'Iraq ed è stata attaccata la Siria. Gli unici due paesi che avevano un governo del partito Baath, anche se erano due rami diversi che però si stavano sempre riunendo negli ultimi tempi, e che era l'unico partito laico in quella zona e a suo modo socialista. Ora mi chiedo, è un caso o c'è sotto come una voglia di fermare questo tipo di politica? Questa è la domanda e la soluzione. È la domanda, è vera così. È voluto
è voluto non far arrivare al governo un partito laico che rispetta i diritti e i doveri di tutti. Allora, hanno governato in un modo un po' differente, nello stesso partito fondato da un cristiano, e altro anche in Libano, altro partito socialista, la Mezzaluna, e anche da un altro cristiano, perché la salvezza dei cristiani è la convivenza. E quello che non fa piacere ai paesi del Golfo, dove non ci sono costruzioni, distruggere questo con l'aiuto di trovare un stato etnico per Israele. E io vi dico una domanda: l'unico paese che sorride fino ora delle crisi arabe è Israele. Dove sono stati andati a curarsi i nostri ribelli tramite il Giuran? Sono andati in Israele. E voi dite, non ci entra? Ci entra. E quello che da 2 anni volevano far passare Israele un stato etnico, è questo di tutto, distruggere. E anche dopo la guerra, velocemente, dopo la guerra di 67, hanno deciso di distruggere 3 paesi, Egitto, Siria e Iraq. E così il mondo arabo rimane zitto e viene Sharia a dominare, e il sonno, con soldi per non sapere che fare, distruggere le case altrui. Questo non so. Lei ha ragione. E mi dispiace, no? E adesso, se vogliamo fare quello che ha distrutto la Siria, deve pagare per anche ricostruire. Questo deve essere. Altro che la volontà del paese, dei cittadini. Perciò ho detto, farci sempre ricordare, tu sei siriano, torna a casa tua e io non mi offendo. Cacciatemi a casa mia e datemi le condizioni di vivere tranquillo con la mia dignità. Dove c'è casa, dove c'è scuola, dove c'è luce, dove c'è petrolio per scaldarmi. E torno con piacere. E torno da voi come turista. Grazie. Volevo chiedere una cosa. Rischia di essere un po' semplicistico pensare alla soluzione come una Siria unita, integrata, quando comunque ci sono molte forze con molti orientamenti che hanno voluto questo conflitto? Sì, lei ha ragione, un po' semplicista, perché sì, vorrei finire con un po' di speranza, perché sono tanti giocatori e allora anche tanti interessi internazionali, anche la verità, anche fino ora, anche se vogliamo dire che la Russia ha qualche interesse, sì, perché anche c'è gas condotto, come si dice, no? Anche della Siria, della Russia per far passare, sono sì, giochi sotto il tavolo, sono giochi, ma io non vorrei entrare in questo inferno sotto il tavolo, vorrei dare un po' di speranza al mio popolo, vorrei trovare, ridare alle famiglie, no? La possibilità di radunarsi a casa loro. Io vorrei anche semplicista, con il nostro patriarca Gregorio Slahan, no? Le famiglie cristiane di Malula sono state cacciate, le case distrutte e bruciate perché sono cristiane, sono cristiani loro, e abbiamo avuto 3 martiri, queste così. Tu come ti chiami Antonio? Tu diventi musulmano, ti daniamo $10,000. No, io sono stato nato cristiano, battezzato, non mi parli fino all'hanno ucciso. Allora tu Tony, hai visto? Sì. Neghi il cristianesimo, l'islamo, non vorrei dire. I 3, uno dopo l'altro, l'hanno ucciso così per farli negare il Cristo, non l'hanno fatto. Va bene, questo è qua. Allora, torniamo a questo patriarca. Questo patriarca ha visto le case distrutte, le chiese distrutte e bruciate, è andato il primo a visitare Malula, era il presidente dittatore. Il primo a visitare le chiese di Malula è il presidente, che dicono è il dittatore. È andato il primo a visitare dopo la liberazione di Malula. Il nostro patriarca ha avuto anche una semplice idea: se noi daniamo a ogni famiglia da chi la casa è distrutta il costo di una stanza, 5-6 mila dollari o euro,
con l'obbligo di tornare a Valula e costruire una camera da letto. Una idea fantastica ma semplice, perché questa famiglia torna, costruisce una camera da letto e rimane lì. Non domani hanno bisogno di un bagno. Iniziamo a fare il bagno. Abbiamo bisogno di un'altra stanza per i bimbi, un'altra così, un po' giardino per due galline per poter mangiare. E così la famiglia torna e costruisce la casa sua. È quello che le sto facendo, sì, lei ha ragione. Vorremmo vivere nella speranza che, perché adesso tanti giocatori o tanti garanti da Astana 1, Astana 2 che è finito ieri, domani inizia Astana 3, dopo tre giorni Ginevra, almeno non vogliamo vedere sempre dire e lamentare che in Siria non c'è luce, in Siria non c'è acqua. Questi terroristi hanno lasciato Damasco 40 giorni senza acqua. Uno di voi ha mandato mezzo litro d'acqua per i siriani? Sono domande importanti, ma la semplicità, ma dateli acqua. Questo qua, sì, è vero. Dobbiamo avere questa fiducia e questa speranza. Ok, non so se c'è tempo, perché in realtà è un discorso più complicato, però sì. Visto che è necessaria comunque, come lei stesso sottolineato, la figura di un dittatore per tenere insieme parti che da loro sarebbero discordi, e data comunque che il fatto che, nonostante l'importanza dei flussi internazionali, la rivolta abbia avuto comunque delle componenti spontanee, ci si potrebbe chiedere a questo punto, dato che è un momento di svolta, non potrebbe valere la pena di pensare a un progetto diverso rispetto a quello della unità forzata? Perché ad esempio, le prime elezioni libere in Siria non ci sono state. In Siria è 40 anni. Sì, ma le prime elezioni con più di un partito. Sì, prima era più di un partito, perciò siamo arrivati come in Italia, a 11 mesi. E poi, dopodiché, non c'erano le elezioni, lei ha ragione, erano un referendum, perché questa era la posizione che Bas ha fatto, che voi avevate l'articolo 18, noi abbiamo l'articolo 8. Parliamo semplicemente, non è che io non nascondo le verità, è vero, nel senso che l'articolo 8 siriano dava tutti i poteri a un partito, non a una persona. Allora, questo che ha salvato un po', io non ho detto un dittatore, se volete chiamarlo dittatore, io chiamo una mano dura per conservare tutti i bravi e tranquilli. Anche, diciamo, non mi misco nelle cose a casa altrui, no? Perché se noi in Siria, 18 famiglie cristiane, 6, 7, 8 musulmani, 2, 3 drusi, 2, 3, 4, 5 curdi, vuol dire che siamo 35 appartenenze etniche, religiose, sociali. Per tenere bene tutti i bravi ci vuole non una dittatura, una mano dura. Questo qua è tutto detto, sì. Allora, le elezioni, sì, era perché prima del partito erano elezioni, c'erano partiti. Adesso siamo tornati all'inizio della crisi. Assad stesso ha chiamato 22 saggi, sì, abbiamo 22 saggi siriani, per tutte le confessioni, e ha detto non solo cambiate l'articolo 8, andate a cambiare tutta la Costituzione. Sono tornati portando la Costituzione, i stessi ribelli l'hanno rifiutata. Perché? Che tra tempo la loro riunione e loro arrivano 2, 3 o 4 mesi dopo, le armi sono state date. E io mi ricordo, all'inizio ero in Siria, davano nel mio villaggio un testimone, oculare se mi dice, davano a ogni bimbo che usciva in strada per dire non vogliamo più questo governo, 500 lire siriane, vuol dire 10 dollari. $10 per una manifestazione. Allora, se un ragazzo dopo la scuola guadagna $10 e il salario
minimo era $300. Potresti, ogni giorno tu fai una manifestazione, sei salariato. Ma se tu esci con tuo fratello, ognuno ha $10. E se il papà esce, prende 20. E se la moglie esce con il velo, prende 25. Vuol dire una famiglia che esce una volta alla settimana per dire non vogliamo il governo, in cassa $100 e non lavora più. Queste casi le abbiamo vissute a Damasco. Alcune, per carità, il lavoro è sempre una dignità, che andavano a lavorare a servire una vecchietta con una patente, e non veniva più. Hanno cercato, ma abbiamo bisogno per la nostra mamma. Hanno scoperto che andava nelle manifestazioni e guadagnava più che andare a lavorare con una vecchietta. Questo è l'inizio. Perciò nel senso, quando si inizia la corruzione, l'articolo 8 hanno cambiato tutta la Costituzione, non hanno accettato che già i soldi, già le armi, questo era un piano, come abbiamo detto, un piano già premeditato e comprato. Mi spiace dire così, sì. Si dica a bastire un ragionamento un po' costruito pezzi. La conosco perché mi occupo di sì da 30 anni, quindi conoscevo già il suo pensiero e ho fatto di tutto affinché nessun siriano presente qui a Torino potesse essere presente, perché queste parole penso siano irricevibili. È irricevibile sentirsi dire che c'è una mano dura in un paese dove vige una dittatura feroce, dove migliaia e migliaia di persone, e io ho i dati, perché sono fatto per 30 anni che occupo di Siria, presiedo un comitato che è lo stato costituito presso le Nazioni Unite, quindi sono abbastanza di dentro e conosco abbastanza la realtà siriana per poter dire questo, con i nomi, i volti e i cognomi di queste persone torturate. Insomma, faccio veramente fatica io, figuriamoci gli amici siriani che sono per fortuna in questo momento presenti in un'altra parte della città, dove la comunità Papa Giovanni XXIII lavora per i profughi siriani, figli di una dittatura. Poi lei può avere ragione su mille altre concause, siamo d'accordo, l'Arabia Saudita, ma da un'altra parte l'Iran, dall'altra parte la Russia, che bombarda non l'ISIS, ma bombarda i ribelli. Queste cose qua bisogna conoscerle per poterle affermare, o altrimenti vuol dire non avere un minimo di obiettivo. Quindi, io sinceramente non ho proprio domande da te. Mi dispiace di questo intervento un po' sconnesso, ma faccio fatica a sentire e a ricevere queste cose. Io rispetto la sua opinione, e quello che vive in Siria e sa altre cose, perché anche sono altri elementi, non vogliamo andare sotto, sono altri elementi che hanno fatto alcune cause. Allora sì, perciò, allora, dalla parte mia, questa è la mia opinione, non proteggo nessuno, non difendo nessuno, c'è una realtà, e quando voi dite così, allora, quando l'America è andata a distruggere 110 soldati, hanno detto per sbaglio, l'abbiamo fatto, l'abbiamo creduti come se erano ISIS. Allora, i russi almeno erano chiari, hanno detto no, che ribelli siri, no, come ribelli o come l'ISIS, io per me anche. Okay, abbiamo un'altra domanda e non do la risposta. Quando anche in Italia, 10 persone italiane, 100 persone italiane portano le armi contro l'esercito italiano, che si fa? Si indigna, gli italiani si indignano. Prego, bravo. Perché ho pensato veramente tantissimo alla sua testimonianza, perché è una testimonianza diretta a livello invece delle opinioni che ci vengono sparate nel cervello da chi è professionista della menzogna, anche quando si maschera da
comitato di sostegno, di questo, di quello, sappiamo benissimo che ci sono tantissime agenzie pagate dagli Stati Uniti in giro per il mondo per fare esattamente questo tipo di intervento, spacciarsi da agenzie di solidarietà quando poi i loro interessi reali sono ben altri e sono quelli di fomentare le discordie tra la popolazione, le discordie tra i popoli. Io direi che la nostra intelligenza ci può dare una risposta. Allora, chi va in giro a fomentare guerre con la scusa di combattere delle dittature è già in partenza dalla parte del torto, perché la guerra non è mai una soluzione, è soltanto l'inizio di una serie di guai infiniti che si prolungano poi nei secoli, negli anni, nei decenni e nei secoli, perché sappiamo benissimo che tra l'altro le guerre che vengono combattute oggi vengono combattute con armi sempre più tecnologiche, sempre più distruttive, che lasciano dei danni incredibili non solo agli esseri umani ma all'ambiente in generale. Questo è successo in Iraq, succede in Afghanistan con queste armi radioattive. Quindi nessuno può arrogarsi il diritto di essere giudice internazionale, andare in giro per il mondo a disseminare queste infamie e spacciarsi pure per quello che porta la democrazia e il modello occidentale. E veramente io inviterei tutti quanti a farsi un esame di coscienza su quello che è la cosiddetta democrazia formale nel nostro paese, quando proprio in questi giorni senza in sordina, no? Senza che nessuno ne sapesse niente, in occasione del Festival di Sanremo, è passata nel nostro Senato una legge che praticamente consente la guerra contro l'articolo 11 della nostra Costituzione, prevede tutti i casi in cui le nostre forze armate possono intervenire in giro per il mondo, in operazioni di cosiddetta polizia internazionale, difesa degli interessi, ma quali cavolo di interessi? Quelli di coloro che fanno le guerre? Quelli di coloro che vanno poi a fare i buoni che portano soluzioni a questi paesi martoriati, quelli che vanno poi in giro a ricostruire. Allora io direi veramente di provocazioni e di ipocriti ne abbiamo le scatole piene. Io l'unica cosa che veramente ringrazio a chi come ha fatto l'intervento oggi ci porta una testimonianza di pace e di disinteressata. E vorrei soltanto anche fare una richiesta a tutti quanti, di smettere di giudicare le forme di governo degli altri paesi, perché sono i popoli che devono decidere e devono poter avere il diritto di decidere che cosa cavolo e come cavolo vogliono essere amministrati. E se il nostro multipartitismo formale, che poi vuol soltanto dire che abbiamo sempre marionette diverse che difendono gli interessi che non sono gli interessi del popolo, però noi abbiamo il multipartitismo, noi abbiamo le votazioni libere, noi abbiamo la democrazia. Allora, se un popolo decide di essere governato da un individuo che sta lì per 40 anni perché gli va bene così, perché fa bene il suo lavoro, hanno il diritto di farlo. Non dobbiamo essere noi a decidere qual è la democrazia, qual è lo schema, qual è la forma di governo ideale per tutto quanto il mondo. Allora, questa presunzione occidentale mi fa veramente schifo. E quindi io ringrazio invece a domande, faccio un intervento se mi sono consentito.
Assieme a Enrico Vigna facciamo parte del Centro di Iniziative per la Verità e la Giustizia, sono nel Comitato Scientifico e da tempo, mi rivolgo a quel signore, da tempo ci occupiamo della Siria. Perché non è detto che si conosce la Siria se si è dentro la Siria. A volte studiando e avendo un grande apparato documentario si conosce molto meglio un problema. Io consiglio a questo signore, ma a tutti, due cose. Due notizie che non sono mai comparse in tutta l'informazione occidentale. E invito questo signore, questa sera, ad andare in internet, prenda nota, le do io le fonti di informazione. L'intervista al generale Wesley Clark, comandante supremo della NATO, va bene? Generale Wesley Clark, per favore, se vuole sapere le cose, sono scritto. Intervistato dalla rete televisiva Democracy Now, dice, questo è il valore che ha la sua memoria, faccio conferenze sulla Siria, ormai lo so, ma ci sono i sottotitoli in italiano. E lui dice, 10 giorni dopo l'attacco alle Torri Gemelle, sono andato in pensione e vado al Pentagono per salutare i miei colleghi. Allora uno mi chiama e dice, Camì, ti devo parlare, dice, sai, ci stiamo facendo una cosa in Iran. We are going to war in Iraq. L'altro gli fa, we are going to Iraq, why? Cioè, perché stiamo andando in Iraq? I don't know, cioè, non lo so. Cioè, ma forse c'è una connessione con Al-Qaeda? No, cioè, dobbiamo andare in guerra in Iraq. 10 giorni dopo, l'11 settembre, marzo del 2003, con la storia delle armi di distruzione di massa, che non c'erano, è stato devastato un paese. Va bene? A questo punto voglio sapere chi è più dittatore, Bush o Saddam Hussein? Bravo. È la domanda che rivolgo a questo signore. Più di 1 milione di morti, sanzioni, bambini che sono morti. Se andate su internet a leggere l'articolo di Robert Fish, che è il più grande giornalista inglese esperto di Medio Oriente, lui fa un articolo in cui visita l'ospedale di Baghdad dove sono nati dei bambini mostruosi, senza occhi, con due teste, a causa delle armi ad uranio impoverito che hanno usato contro la popolazione civile, compreso quel famoso missile che è entrato dentro un grande tubo che era collegato con un tunnel dove c'erano 400 persone che andavano nel tunnel per ripararsi dai bombardamenti. Bene, se lei va a vedere, ci va a validare, se lei va a vedere quel tunnel, di quelle 400 persone sono rimaste solo delle macchie sul muro. Va bene? 400 persone. Chi è più dittatore? Prima cosa. Seconda cosa, l'altra cosa, invito tutti ad andare in internet, digitale, Roland Dumas è in Siria. C'è l'intervista a Roland Dumas che va, anche lui, finisce di fare il ministro degli esteri, francese, va al Foreign Office in Inghilterra e va a salutare i colleghi. Anche lì gli dicono, vedi, sai, stiamo facendo una cosa in Siria. Mi dice, cosa state facendo? Se ci dobbiamo rovesciare a Assad. Ci volete venire anche voi? E lui dice, io sono francese, parlo italiano, sono francese, mica dell'inglese, le sue parole, andate a verificare. Tutto questo prima del 2011. Quindi era tutto pianificato. E il generale Wesley Clark dice un'altra cosa, dice, mi hanno detto che dobbiamo sovvertire 7 paesi arabi in 5 anni. Seven countries in 5 years, le sue parole. E gli era detto. Siria, Iraq, Libano, l'Egitto, la Tunisia, la Somalia e il Sud. È andata bene in Libia, è andata bene in Egitto, è andata bene in Tunisia. Il problema si è inceppato in Siria. Questa è la realtà. Poi ci sono le email che Julian Assange, grande persona, ha fatto conoscere a tutti noi, della signora Clinton, dove c'è scritto dobbiamo aiutare Israele a rovesciare il regime di Assad. Altra domanda, signore, vada anche sempre Washington Post, anzi no, Jerusalem Post, pubblica la notizia, non ti vede che è il giornale governativo, non è Arez, è il giornale dell'opposizione, il giornale governativo dice gli osservatori dell'ONU hanno trovato che i ribelli siriani, quelli dell'ISIS, fraternizzano al confine con Israele e con i soldati israeliani.
e c'è l'immagine sempre pubblicata da Fares, da Jerusalem Post, dove Netanyahu va a visitare nelle automobili sanitarie, va a visitare gli islamisti jihadisti dell'ISIS, vengono curati e poi mandati a combattere contro le truppe di Assad. Queste sono le cosiddette i complotti sotto falsa bandiera, sono le guerre contro cura, così come è successo in Jugoslavia, rovesciata, non era vero quell'incidente con cui hanno accusato la Serbia, non era vero, erano le truppe serbo-bosniane-musulmane che hanno gettato in quel mercato il missile e poi hanno dato la colpa ai serbi, tutto questo per spingere la NATO con Clinton ad attaccare la Serbia rovesciando. Recentemente c'è la sentenza del Tribunale Penale Internazionale che ha assolto Milosevic, prima l'ha fatto morire perché non era vero tutte le accuse che gli hanno dato. Ma dobbiamo continuare ancora in questo modo a finanziare la NATO? La signora prima ha fatto un riferimento, io voglio essere più esplicito. Quello che dice la signora è il libro bianco, è un disegno di legge che è stato elaborato in questi giorni al Senato dove in modo surrettizio si cancella l'articolo della nostra Costituzione che ripudia la guerra come strumento per dirimere le controversie dei popoli. E così o non si fa? Dove si parla di interessi strategici attraverso la partecipazione delle nostre truppe assieme agli altri, è tutta la filosofia dell'altro. Quindi un modo surrettizio per mandare i nostri soldati all'estero. I morti di Nassiriya non ci sarebbero stati se non ci fosse stato questo progetto, che è stato successivo all'attacco alle Torri Gemelle, che era quello di ridisegnare il mondo secondo il progetto del PNAC, New American Century, il famoso nuovo progetto del nuovo secolo americano, in cui sono grandi teorici Paul Kagan e Robert Christgau, i grandi filosofi della conservazione. Siamo ormai in chiusura. Chiudiamo stasera con le parole di padre Haddad, segnalandovi che in sintonia con quello che ha detto padre Haddad, noi come SOS Siria sono già da 5 anni che lavoriamo anche su discorsi di solidarietà concreta, perché a noi va bene l'informazione consapevole, fondamentale, ma anche la solidarietà concreta è fondamentale ed è fondata su alcuni progetti, tra cui questo libro ha già finanziato un pezzo di un ambulatorio per bambini di tutte le fedi, di tutte le minoranze, che è in costruzione ma è circondato da queste bande di assassini, che non è solo l'ISIS, è al-Nusra, è l'esercito libero siriano. Sono tante le componenti, perché poi adesso l'ISIS è diventato un po' il cappello per tutto, ma lì di responsabilità criminali ce n'hanno tante. Quindi noi appoggiamo questo progetto, che è un progetto di pace, è un progetto che non fomenta odi, ma fomenta orizzonti di riconciliazione. Come diceva prima padre Haddad, ci sono grandi sforzi per un processo di riconciliazione nazionale. Come diceva prima padre Haddad, come quando incontrai il patriarca Grigorio mi disse: noi prima siamo siriani, poi siamo, come diceva Titanius, siamo sirocattolici, siamo sciiti, siamo sunniti, siamo comunisti. Ci sono due partiti comunisti in Siria che sono dentro il fronte patriottico, c'è un partito socialista, c'è un partito patriottico. Voglio dire, come diceva padre Haddad, in questo momento, come dice la CIA, che piaccia o non piaccia a qualcuno, che dia fastidio, che è indigesto, ma la CIA in un report della scorsa estate di luglio ha sancito che la guerra in Siria non è andata come voleva. Questo è un report della CIA e non di Assad o dei servizi segreti del Bahrain. Assad oggi per il popolo siriano ha oltre il 75% di favore, oltre il 75%, più di quello che aveva prima, che questo lo dice la CIA, non è che lo dice Putin o qualcun altro. Quindi noi sosterremo questo progetto, ne stiamo aprendo uno nuovo con il dottor Nabil ad Aleppo, con l'ospedale di Aleppo,
per quel bambino di cui nessun comitato dei diritti umani ha speso una parola, ha versato una lacrima, nessun pacifista per i diritti umani ha pensato che quel bambino senza gambe e senza braccia, non so neanche se il padre era di una parte o dell'altra, ma è stato bombardato dai tagliagole, dai ribelli, nessuno. Noi abbiamo chiesto al dottor Nabil cosa possiamo fare, di poco, ma di concreto. Abbiamo un altro progetto che va in sintonia con le parole di padre Haddad, che è fondato su un principio fondamentale anche per noi italiani, perché noi non dobbiamo sfuggire dalle nostre responsabilità. Io sono più pessimista di padre Haddad. Gli occidentali sono molto più responsabili delle parole che dice. In questi giorni 900 vagoni, 14 chilometri di binari pieni di armi, di soldati, di truppe, di carri, 250 carri armati, obici e mortai, stanno andando per la prima volta dal 1947 ai confini della Russia. Dal 1947 non c'era uno spostamento di questo tipo, e ci siamo anche noi, ci siamo anche noi, perché noi siamo parte della NATO, noi siamo parte del problema, e noi abbiamo, come ci ha detto, probabilmente non in questa sala, in altre sale, ma noi come paese siamo responsabili quanto tutti gli altri. Quindi noi continueremo questo lavoro, noi continueremo a denunciare la NATO, questa associazione criminale che nessuno ha investito, che nessuno ha chiesto di essere polizia internazionale, che però paghiamo 80 milioni di euro al giorno, l'Italia paga 80 milioni di euro per fare le guerre. Avete mai sentito un siriano, un iracheno, un russo, un cinese che parlasse dei nostri parlamentari corrotti, dei nostri partiti corrotti? Nessuno, nessuno. Noi invece ci occupiamo di tutti. Noi andremo avanti con questo progetto su un concetto che svela anche una contraddizione che abbiamo, La questione migranti è una bomba sociale. È un rischio sociale di una guerra tra poveri. E allora noi siamo completamente interni e d'accordo. Il progetto è: aiutiamoli a sopravvivere, aiutiamoli a resistere e aiutiamoli a restare nella propria terra, nelle proprie case. E badate che questo concetto era il fondamento degli accordi di Bandung, su cui fu fondato il movimento dei non allineati. Aiutiamoli a stare a casa loro, nella loro terra, nella loro patria. Questo dovrebbe essere il compito di chi ama la pace, di chi è per i diritti umani. Perché io vorrei fare una domanda: ma dopo che è arrivata la democrazia contro i torturatori, contro gli assassini, contro i despoti, contro i dittatori, contro i satrapi, in Afghanistan, dopo 40 anni, come stanno il popolo afghano? Sta meglio o peggio? Le donne in Afghanistan stanno meglio o peggio di quando c'era la rivoluzione democratica nazionale afghana? Come stanno oggi le donne, i giovani, i malati in Libia? Quando Monsignor Martinelli, quando gli parlavo al telefono, diceva: cosa state facendo? State distruggendo l'unico equilibrio per tenere questa situazione, perché Gheddafi andò, che non è un sant'uomo, io non difendo nessuno, ma Gheddafi andò il 25 di dicembre nella cattedrale di Tripoli a dare il buon Natale al vescovo. Perché? Perché questo era un segnale. Scusi, dare il buon Natale non costa niente a nessuno. No, aveva un significato fondamentale. Abbia pazienza, che non è che ci fa la morale, però chiarisco un attimo, lì c'è un presupposto culturale. I presupposti culturali sono che noi non abbiamo diritto di andare in nessun posto a insegnare nulla, perché abbiamo distrutto l'Afghanistan, abbiamo distrutto la Somalia, abbiamo distrutto l'Iraq, abbiamo distrutto la Libia.
stiamo distruggendo la Siria, stiamo distruggendo lo Yemen, di cui nessuno parla, stiamo distruggendo il Donbass e l'Ucraina, e noi siamo sempre, ma noi no, abbiamo distrutto la Jugoslavia, l'abbiamo portata indietro di 120 anni, questi sono i retroterra culturali. Io vorrei semplicemente che ci occupiamo dei nostri problemi italiani, che non paghiamo 80 milioni di euro al giorno in un'alleanza criminale che va a fare solo guerra, perché non ha risolto i problemi di nessun popolo. L'avesse risolti, io sono d'accordo. Guarda, ha cambiato, adesso le donne stanno meglio, possono studiare, hanno la... No, non è andata così, dobbiamo prenderne atto. E allora noi andremo avanti sui progetti per i popoli, per farli restare a casa loro, ma non in senso razzista, nel senso che io mi auguro che i comitati per i diritti umani si stanno occupando di Malula, queste comunità così solidali, che si stanno occupando, perché a Palmira sono a 7 km dalla liberazione di Palmira, che si stanno occupando di Aleppo, dove non c'è l'acqua, non c'è la luce, non c'è il gas. Io spero, mi auguro, che questi comitati, come noi, non facciamo distinzioni di fedi, di etnie, di partiti politici. Questo dovrebbe essere il nostro compito, aiutarli a restare nella propria terra. Questo è il diritto che chiedeva Padre Adriano. Prima di salutarvi, veramente, io con voi credo nella democrazia, credo nella giustizia e credo anche in Dio, che se è Dio lui stesso, Dio della giustizia e dell'amore. Preghiamo insieme per la pace, tutto il mondo e soprattutto la pace per la Siria. Chiediamo anche un'altra preghiera per i martiri della guerra ingiusta e speriamo per tutti voi tante, tante belle cose. Grazie per la vostra presenza, grazie per la vostra...